Sarò breve perché non voglio assolutamente rubare troppo tempo a questa vetrina in cui fanno bella mostra di loro: libertà di pensiero, democrazia, partecipazione, saperi liberi, creativi, autonomi, per raccontarvi quello che succede ad un gruppo di studenti che hanno avuto il coraggio un attimino di sollevarsi dal sopore torpore di lezioni, esami, crediti e co. E di mettere in pratica proprio quello di cui voi parlate in questi 4 giorni, di mettere in pratica quello che per loro è fare sapere creativo, autonomo, libera circolazione di idee e di pensiero. Quello che ci sta succedendo è che da mesi siamo sorvegliati da polizie e carabinieri e soprattutto negli ultimi giorni la presenza delle forze dell'ordine all'interno del nostro ateneo è diventata massiccia e assolutamente ingiustificata. Mi dispiace perché non si perpetra nessun tipo di attività illegale o di qualche tipo. Siamo stati visitati stamattina per ultimi dalla polizia amministrativa. La scorsa settimana, in occasione di una festa alla quale hanno preso parte un centinaio di studenti, sono arrivate 3 macchine dei carabinieri con 12 agenti in divisa, aspettanti in borghese della Digos. Ci domandiamo cosa ci fa tutta questa polizia, tutta questa forza dell'ordine nell'università, che si sono presi la briga di stare lì per oltre 2 ore ad identificare le persone che partecipavano a quella festa. Non solo, si sono arrogati il diritto di fare un posto di blocco proprio all'interno dell'università. Ed io capisco che lei non è il comandante dei carabinieri e non dirige le operazioni, però in là a tutta questa serie di operazioni lo ha dato assolutamente lei e nessun altro.